Ciao a tutti amici di Player Inside e ben ritrovati in una nostra nuova puntata del vlog, che tutto sommato i nostri vlog sono a cadenza abbastanza irregolare, sì. Perché a voi fanno schifo questo momento, però no, scherzo, perché li facciamo comunque, quando abbiamo qualcosa da dire in particolare. In questo caso cosa facciamo? In questo caso è un fuck time. Non si dicono queste cose. Lo fanno in tanti, fuck time. Ora ci diranno, avete copiato questo. È un modo per conoscerci meglio. Domande sostanzialmente che voi ci fate spessissimo e che ci hanno rotto i coglioni. Quindi abbiamo deciso di rispondervi finalmente. Vi rispondiamo finalmente. Ovviamente non risponderemo proprio a tutte le domande, perché ci sono alcune domande a cui non si può rispondere, come per esempio qual è la password del vostro banco. Ma questo è un altro discorso. Esattamente. Oddio, magari se ci seguite fino alla fine, può darsi alla fine, eh? Una chicca, ve lo scriverò alla fine. Sto cazzo. Bene, la prima domanda che ci fate spesso è... Che cosa siete? Nel senso... Siete degli esseri umani... Nel senso, siete fratelli? Siete fratelli, siete fidanzati, siete sorelli, siete sorelli. Siete cugini, amici, papà e figlio. Figlio, che cazzo... Incontrate solo per fare queste riprese, poi manco vi salutate. Siete la stessa persona, però truccata. Allora, è un dato di fatto che noi due tutto sommato ci somigliamo. E in questa somiglianza ne guadagno io tantissimo, perché voglio dire, ci mancherebbe altro. Il fatto che lei somiglia a me non è tanto buono per lei, ma il fatto che io somigli a lei, sì. Vabbè, non è che ci somigliamo. Somigliamo nel senso, quando vi dice... È che io la barba me la faccio. Quando si dice vi somigliate, si dice tanto per dire. Certe volte ci sono figli che somigliano al padre, però magari il padre è bello, il figlio fa cagare, e dice, oh, tutto tuo padre. Comunque. Beh, lasciamo vedere questi discorsi. Per rispondere, no. Non siamo fratello e sorella. Siamo fidanzati. Oh, esattamente. Purtroppo per lei sono... Siamo fidanzati. E basta, perché già mi sto vergognando, sto diventando rosso come il logo di Gesù. Come il muro. Esatto, come il muro, quello che è più un bordo, però sì, anche così. Quanto guadagni e che cosa fai per permetterti tutte quelle collector's edition e via dicendo? Io ovviamente lavoro in farmacia, ho un lavoro normalissimo. Non è tanto che cosa facciamo che diciamo ci permette di acquistare quello che acquistiamo, perché in effetti facciamo tante spese, questo sì, tante spese a base di videogiochi, ma più che altro perché abbiamo altri pochi interessi, o perlomeno abbiamo tantissimi interessi in comune, tantissimi interessi, ci piace fare tante cose, però sostanzialmente sono delle passioni che non ci fanno spendere soldi, se non quella dei videogiochi. Quindi, comunque voi avete visto anche nei nostri video acquisti che noi approfittiamo delle offerte, esatto. Insomma, non ci facciamo sfuggire delle offerte particolari sia online che nei negozi, quindi non facciamo proprio degli acquisti incauti, andiamo a comprare tutto al day one. Esattamente, anzi io vi ho consigliato a più riprese, per esempio, di non acquistare sempre le Collector's Edition al day one, a meno che non vogliate giocare il gioco che esse contengono proprio al day one, e quindi con quella scusa spendete quei 40-50 euro in più e vi portate a casa la Collector's Edition, magari quando sono 20-30 in più e anche meno. Però per esempio vi ho detto più volte che le Collector's Edition di Halifax potete lasciarle sullo scaffale, che le troverete anche fra 2-3 anni a prezzi ridicoli. Poi c'è anche tanto usato nelle nostre collezioni, tanto usato che prendiamo a 4 soldi, perché tante volte è qualcuno che se ne vuole sbarazzare, tante volte è qualcuno che vende in dei lotti che comprendono più cose, e quindi lì si fa l'affare. Non abbiamo, come già detto, altre grosse spese importanti. Non è che siamo ricchi e abbiamo vinto la lotteria, ma semplicemente facciamo degli acquisti con un certo criterio. Esattamente. Più che altro stiamo aspettando di sistemare la nostra collezione in modo più adeguato, perché in questo momento se apriamo gli armadi ci cade tutto addosso, quindi quando avremo sistemato tutto nelle varie vetrinette, diciamo come si deve, abbiamo un certo progetto in mente, un criterio preciso, esatto, ve lo faremo vedere molto volentieri. Farete altri video di gameplay? Sì, siamo un attimino in stand by, nel senso abbiamo fatto i video di Saints Row 4 che completeremo presto, sì. Ne faremo anche di GTA 5, insomma faremo i gameplay dei giochi che ci diverte fare, magari proprio dei let's play, diciamo dei giochi completi. Vedremo un attimino, vedremo se il gioco ha una certa spendibilità in fatto di, diciamo, di condivisione con voi, esatto, cioè, bisogna vedere il tipo di gioco. Saints Row si adattava perfettamente a questo tipo di cosa, esatto. Altrimenti vi faremo vedere degli spezzoni, delle parti, anche perché ci sono delle nuove politiche
attuale di copyright, su YouTube, di copyright. Quindi insomma, se le software, le case di distribuzione ci danno il benestare, perché noi, il gioco si presta, potremmo anche fare dei giochi completi, dei gameplay completi. Esattamente, può darsi anche le intere serie, anche se fare la storia da inizio a fine è una cosa che non ha granché senso, perché lo fanno tutti, avete già modo di vederlo, dice vabbè, ma se lo fate voi ci fate divertire. Sì, sapremo farvi divertire anche con dei gameplay per genere, cioè nel senso un gameplay a cazzeggio, un gameplay in cui vi facciamo vedere determinate fasi di gioco, un gameplay in cui vi facciamo vedere per esempio qualche missione secondaria. Un'altra domanda che ci chiedete spesso è: di dove siete? Esattamente, cioè di dove siamo? Dall'accento si sente che siamo alle parti di Bolzano, esatto. No? Cioè, mi pare pure superfluo che poi ce lo chiediate. E che cazzo? Giusto? Ok, basta, non rispondiamo. Diciamo. Mi sa che non ci credono. No, siamo, mi sa che di non Bolzano. Ci non siamo, ma proprio siamo in Bolzano, un po' più giù, proprio così lì, con un paio di chilometri. Siamo di Catania, quindi la provincia etnea, il capoluogo della Sicilia. No, non è vero, amici palermitani, l'ascolto, il capoluogo è vostro. Salutiamo tutti gli amici di Palermo, di tutta la Sicilia, di tutta Italia in generale, di tutto il mondo, ma perché no, di tutto l'universo. Sì, sì. Che tanto ci seguono. Anche da Marte ci seguono. Pure in casa, esatto. Parteciperete al Games Week? Bene, il Games Week a Milano a ottobre, forse, non lo sappiamo ancora, forse parteciperemo, eventualmente ve lo comunicheremo. Quindi a Lucca non pensiamo di andare perché viene troppo in concomitanza con altri nostri impegni, quindi pensiamo di no. Quali sono i vostri giochi preferiti? Te la domanda è difficilissima, soprattutto per noi che siamo giocatori da multipiattaforma, multi trilioni di anni, vabbè. I giochi preferiti, allora sostanzialmente io ritengo... Dobbiamo parlare di giochi attuali o giochi preferiti da di sempre? Vabbè, senti, facciamo giochi preferiti più o meno in generale, diciamo. Ecco, ci sono talmente tanti giochi che mi hanno affascinato nel corso della mia carriera videoludica e talmente tanti giochi che continuano ad affascinarmi tutt'oggi, perché non sono un nostalgico in fin dei conti. No, anch'io. E la stessa cosa vale per la nostra Midna. Che dire qual è quello preferito è veramente dire qualcosa di, cioè, troppo specifico. Però, se vogliamo, diciamo i primi 5 giochi o serie, perché poi... Non in ordine sparso, che a me personalmente interessano di più in questo periodo. Cioè, in questo periodo, diciamo, in questa generazione che è appena trascorsa, PS3, 360 e PC, diciamo, di questa generazione. Ovvero, sostanzialmente, la serie di The Elder Scrolls con Oblivion e Skyrim, la serie di Fallout, che adoro, con, nella fattispecie, Fallout 3 e Fallout New Vegas, Mass Effect, tutta la serie. Ma scusa, queste sono le mie preferite. E vedi, abbiamo tanti gusti comuni. Però io ci metto anche Yakuza, che da poco è diventata una delle tue preferite, ma prima non lo era, perché tu avevi la lacuna e l'hai giocato solo da poco. L'ho recuperato. L'hai scritto pure su Facebook, quindi la gente lo sa. Testimonianza. Yakuza. E poi... Dragon Age come serie preferita, anche quella, è certo il Dragon Age 2 un po' sorvolerei, però il 3 veramente promette benissimo, a cui poi ne aggiungerei una pletora di altri titoli. Diciamo che io adoro Bethesda, quindi adoro i suoi giochi, Elder Scrolls, Fallout, adoro BioWare con Mass Effect, Dragon Age, tutti i suoi figli, non solo, quindi Mass Effect, ovviamente chi non lo sa, io ho un canale su Mass Effect. Lei è quella di Mass Effect. Mass Effect Italia, quindi insomma. E poi ovviamente anche Rockstar, ma chi non ama Rockstar? GTA, Red Dead Redemption, insomma, sì. Comunque in generale Rockstar è sempre originale, anche Bully mi era piaciuto, non è? Bellissimo. Quindi Rockstar, e poi ovviamente ci sono tantissimi altri giochi, 5 sono troppo pochi. Cioè, si direbbe anche la serie di Assassin's Creed, sì. GTA, Red Dead Redemption, Metal Gear. Veramente Red Dead Redemption, ragazzi, madonna. No, Red Dead Redemption. Metal Gear. E poi ovviamente c'è anche Nintendo, cioè Animal Pro. Attenzione agli amici nintendari che qualche volta ci hanno punzecchiato, perché io nelle mie news sostanzialmente ho preso di mira qualche volta Nintendo.
Se io prendo di mira una software house, è perché mi aspetto di più da quella software house, perché in quel momento sta facendo male, molto male. Nintendo con Wii U sta stuprando una console da casa, quindi sostanzialmente io ci sono rimasto male, perché io ho la console, amo Nintendo da sempre, ho tutte le console Nintendo, quindi non venitemi a dire... La mia prima console è del NES. Non venitemi a dire non sei un Nintendaro, perché io sono un Nintendaro proprio come sono un Sonaro, come sono un Boxaro. Sono tutte queste tre cose, non sono di parte. Quando punzecchio una software house, una console, vedendo lo faccio un po' per celia, perché si scherza alla fine, si vuole, diciamo, mantenere questa sorta di console war con toni leggeri sostanzialmente, certo. E anche un po' per farvi capire quando, che io posso permettermi, come si può permettere chiunque, di dire quella cosa non mi piace, quella cosa mi piace, non sempre perché... Sempre ha ragion veduta, perché si sempre conosce ciò di cui si sta parlando, questo è importante. Esattamente, cioè nel senso, l'importante è che si sappia tutto quello che c'è dietro, il retroscena per esempio di un cattivo andazzo di una console, di qualcosa che non va in una console o in una società e via dicendo. Per cui insomma, siamo qua, per esempio adoravo Capcom, però l'ultimo Resident Evil non l'ho sopportato, oppure la stessa cosa potrei dire di tante altre software house. Quindi non è Nintendo perché non sono Nintendo, perché sono contro Nintendo, ma è perché in questo periodo Nintendo, a parte il 3DS con cui si sta svolgendo un ottimo lavoro, mi sta un po' deludendo. Qual è la vostra console preferita di tutti i tempi? Allora, altra domanda difficilissima. Sì, vabbè, io rispondo così per sentimento, questo proprio, con sentimentalismo, direi Sega Master System, nello fattispecie Sega Master System 2, che l'ho avuto da piccolo, è stata la mia prima console, 1992-93, e Nintendo GameCube. Queste sono le mie console preferite, però tra questa e quella ce ne sono state tantissime. Ne posso dire diverse? Dinne diverse. Facciamo le dici tre, va, dai. È difficile. Dille di quello che vuoi. PlayStation 1. Esatto, sì, anche questo. Xbox 360. Bene. NES. NES, perfetto. Lei detto. Dreamcast. GameCube. Poi. PS2. PS2, poi. PS3. Allora, vabbè, tutte. Uno, Wii. Allora, ragazzi. DS. Abbiamo circa 70 console, sì, tra vecchie e nuove, tutte boxate, tutte scatolate, pezzi da collezione. Quella, potremmo dire, quella che ci ha fatto un po' cagare, che è per esempio il Virtual Boy di Nintendo, che era un abominio totale, però lo sappiamo tutti, infatti è stato un insuccesso clamoroso. E però per il resto io ho praticamente adorato, seppur con l'occhio del collezionista retro gamer, tutte le console che ho posseduto, e quelle che ho avuto durante, diciamo, il loro corso mi sono piaciute più o meno tutte. E Wii U un po' mi sta deludendo, e il Wii non mi ha fatto impazzire, questo posso dire. Ho giocato a bei giochi, però rispetto al PlayStation e Xbox 360 non c'è paragone. Abbiamo giocato molti più titoli su PS3 e Xbox 360. Bene, vi lasciamo al prossimo vlog e ci vediamo quindi alla prossima. Se avete altre domande, fatele nei commenti, farlo. La prossima volta risponderemo. Beh, può darsi. Ovviamente sì, le domande non troppo intime. No, esattamente, non mi dite Raiden, ma quanto, no, queste cose no. No, nel senso, quanto prendi di quanto per le mani. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti amici Player Inside, Ciao a tutti amici Player Inside, ben ritrovati nella nostra rubrica Le nostre opinioni su... No, questa non è... Sì, giusto, hai ragione, però è un vlog, fa fanculo, non so neanche cosa sto facendo.